Mega è una grande persona, veramente con un cuore grande così. Ha fatto cose bellissime con Rock Lavoro, ha organizzato la partita a Carpi con la Nazionale Cantante, insomma, ha fatto tante cose. Io, a me piace sempre dire che la musica è incredibile, delle volte viene un po' bistrattata qua e là così, però la musica ha veramente un cuore grande, riesce a fare delle cose che altre persone potrebbero fare e che invece non fanno. E poi i cantanti mi dicono, ma quei cantanti lì mi guardano lì, diavolo, va sul palco, prendono un sacco di soldi, non fa niente, sono un'ora così. Però non è mica vero, insieme a noi che siamo sul palco ci sono tanti ragazzi dietro il palco che lavorano con noi e tanti ragazzi che lo fanno col cuore. Paolo, oltre che essere un cantante, un musicista, uno showman, è da un cuore veramente grande. Allora noi abbiamo il nomade dell'anno, che da un'idea di Red Ronnie, noi consegniamo sempre agli amici meritevoli per quello che hanno fatto durante l'anno. È una piccola cosa, Paolo, è un piccolo riconoscimento, niente di che. È un gesto più che altro che noi vogliamo omaggiarti e credo che vedo che tutti sono d'accordo con questa idea qua, è una cosa bellissima. Grande Paolo, veramente. Adesso però di qualcosa, oltre che poi faremo una sorpresa. Ciao a tutti. Come ho detto oggi ai giornalisti che mi hanno telefonato, io lo ritiro con grande piacere, con grande onore questa tarda, questo riconoscimento, ma lo ritiro a nome di tutta la gente della mia terra, perché da Modena a Reggio, a Mantova, a Rovigo, a Ferrara, alla Lombardia, all'Emilia, abbiamo fatto solo la parte del nostro dovere, quello che anche i nostri politici dovrebbero fare. Io credo che questo riconoscimento lo debba assolutamente condividere con la gente della mia terra, ma lo voglio condividere con Beppe Carletti. Perché Beppe Carletti un minuto dopo quello che è successo, io, Red, Beppe, tutte le persone che siamo di queste parti abbiamo detto: che facciamo? Non lo sappiamo, comunque facciamo.